L'asco di molto carenti novelline Muraro, sostituiti nel secondo tempo, avrebbe potuto pareggiare su rigore per fallo di Oriali su De Vecchi. Lo stesso De Vecchi ha tirato forte ma abbastanza centrale, consentendo la respinta di Bordone. Buone cose da San Siro, oltre che per il gioco, anche per qualche spunto personale. Oriali, fuori. Brini, portiere ascolano, ha contribuito molto a contenere il passivo. Mostriamo tre interventi di rilievo, il primo su Altobelli. Poi azione Beccalossi, bravo oggi, Juari, Altobelli, parata difficile. Ancora Brini in evidenza su tiro di Bergamaschi, la successiva azione di Altobelli è in fuorigioco. Nella ripresa Mazzone mette in campo Monelli e Pirker, ma ancora l'Inter va vicino al gol, gran lavoro di Altobelli e assist per Beccalossi. Il piede è quello giusto, la mira un po' meno. Per Beccalossi l'occasione è solo rinviata di qualche minuto. Gol su punizione, come piace anche a Müller, 2-0. Finale nerazzurro con un palo terribile di Bergamaschi, un isolato intervento di Bordon su tiro di Menichini e una traversa scheggiata da Altobelli su punizione.